mai. Quindi era un laico rispetto all'organizzazione. Improvvisamente nel dicembre 90 entra nell'organizzazione. Come ci entra? Da chi viene avvicinato? Siccome avevano avuto varie persone che giravano per gli appalti ed erano stati tutti denunziati. Poi sapendo che io gli avevo fatto una volta una proposta se mi potevano fare prendere qualche posto di una sala del gioco, loro mi hanno mandato a chiamare e mi hanno fatto questa discussione. L'interesse è girare per gli appalti. Sì. Queste condizioni. E loro chi? Carbonaro, Silvio Carbonaro. Quindi lui, non loro? Lui e altri componenti della famiglia. E cioè? C'era il fratello Di Martino, Peppe Giannone, Enzo Disco, Manuele Indarnici. Nomi che lei ha già fatto nelle altre dichiarazioni, sì, che sì, a noi sono sconosciuti, ho capito. Oh, allora lei a dicembre 90 inizia a girare per gli appalti, è così? Sì. Quando è che la mandano a Catania per prendere accordi circa il metodo di spartizione di questi ricavi estortivi? Quando va a Catania? Io vado a Catania a dicembre 90, prima di Natale. Quindi una carriera fulminante, a dicembre 90 viene avvicinato, a dicembre 90 diventa personaggio che viene mandato come ambasciatore a Catania, è così? Ma siccome ero io quello che dovevo gestire gli appalti, automaticamente i conti o tutti gli affari degli appalti me lo dovevo gestire io. Siccome io dovevo andare a prendere soldi a Catania per riguardo gli appalti, automaticamente ci dovevo andare io. Perché io mi segnavo i soldi, le imprese, qual erano, i lavori, loro mi avevano affidato il compito di gestire tutti gli appalti. E lei a Catania ci andò da solo? Ma già ho dichiarato, ci sono andato io, Angelo Alecce e Turo De Natale, di Vittoria, che aveva un brando di cacciatruzzi. E Angelo Alecce e Turo De Natale stavano nell'organizzazione prima che Alecce, lei... Alecce, Angelo, il Turo De Natale è venuto... per una cortesia, perché avevi contatti lui. Sì, sia gentile, mi faccia completare le domande, altrimenti poi chi legge non riesce a capire bene. Volevo chiederle, Angelo Alecce e Turi Di Natale facevano parte dell'organizzazione da prima che entrasse lei? Angelo Alecce sì, Turi Di Natale no, era un amico. E a questo amico, e a lei che era arrivato qualche giorno prima, fu dato incarico appunto di andare a contattare il Mangiorno ed Aldo Ercolano? E Zuccarmelo? È così? Strutture di Natale in sostanza si conoscevano, perché agosto 90 sono venuti a Catania Bruno Carbonaro, Carmelo Dominante e Tittane Castro, e Strutture di Natale forse c'era. Perché gli appalti in sostanza si è creato con queste amicizie di Strutture di Natale e Tittane Castro. Perché i carbonari dominanti, sto fatto degli appalti ancora non li gestivano. La prima tangente che hanno pagato gli impresari, le imprese edile a Vittoria è stato primo agosto no, 90, la prima. Abbiamo preso 25 milioni della cassetta. Quello, e poi è stato quando sono entrato io si sono avviati tutti questi appalti e poi i catanesi. Ma prima non esisteva ancora. Non pagavano neppure i catanesi? Non lo so io. Forse pagavano altre persone quando c'era il rincalo, però il carbonaro dominante in sostanza ancora non avevano percepito nemmeno un soldo dei catanesi. La prima rata l'hanno percepita agosto 90. Ma lei... sono venuti a Catania Bruno Carbonaro, Carmelo Dominante, Tittane Castro e si sono incontrati a Catania, non so con chi, con Pippo Maggiore o altro, non lo so con chi. Quindi mi faccia capire. Prima del dicembre 90, data nella quale viene arruolato lei, soltanto un pizzo era stato pagato da una sola impresa Catania, a questi carbonati di Catania. Di Catania. Esatto. Ecco. Come so io, come mi avevano riferito poi, a quello che sa lei. Esatto. Però precedentemente lei ha detto che erano arrivati a lei perché avevano arrestato tutti quelli che percepivano il pizzo per conto loro. Com'è questa storia? Per conto loro. Lei poc'anzi ha detto così, io almeno ho capito erano questo. Erano stati denunciati. Tre erano stati denunciati in un'impresa di Ragusa, era finito in carcere un certo Tano Cavallo e un altro che non ricordo adesso il nome, e perciò erano stati denunciati, due erano andati in
facevo di stessa. Automaticamente non giravano giù per gli appalti. Poi si è messo a girare per gli appalti Franco Ruspa, detto Franco De Falco, è andato da un'impresa a Vittoria, vicino alla chiesa San Giuseppe, lì, da un'impresa di Enna, e l'ha denunciata, che poi gli hanno fatto la guardia addirittura sto appaltante, e l'hanno denunciata, e automaticamente non è potuto girare più. E poi mi hanno proposto questo lavoro a me. A dicembre 90 mi hanno proposto questo lavoro, e sono entrato io per questo lavoro. Sì. Dopo 15 giorni che sono entrato, mi hanno detto devi andare a Catania, che ci sono il gruppo di Santa Paola, ti devono dare soldi sugli appalti. E sono andato io, Angelo Alecce e strutture da Sì, ma questo lo ha già detto. No? Io quello che cercavo di capire è questo. Fino a tanto che non è stato arruolato lei ha detto che le imprese di Catania non pagavano. Non lo so io. Quello... Ma lei lo ha detto. Non... Sì, ma non lo so, io sono entrato a dicembre 90, io posso corrispondere a dicembre 90 fino al 92 quando c'ero io. Prima non lo so. Ecco, vede, sarebbe stato importante conoscere quello che lei aveva dichiarato precedentemente. Purtroppo lo dobbiamo immaginare o lo dobbiamo ricostruire. Ma lei, scusi, prima, nei verbali che a noi mancano, a proposito delle estorsioni, cosa aveva detto, visto che precedentemente al dicembre 90 lei dice di non sapere nulla? Sì, ma io tutte le imprese che io sto nominando sono tutte imprese che io ho avuto i contatti dopo che sono entrato io. Perché io, fare delle agnelle, ci ho avuto i contatti io. Quelli che stavano facendo ampiamente all'ospedale di Vittorio, il primo pagamento l'hanno fatto a me. L'impresa di Pozzallo, quella sul porto di Pozzallo, il primo pagamento l'hanno fatto a me. Vabbè. Prima non avevano pagato. Il punto è questo, quindi fino a tanto che non è arrivato lei, queste imprese non avevano pagato, è così? Esatto. Benissimo. Pagava soltanto la tassetta. Perfetto. Quindi è da quando arriva lei che le imprese pagano? E pagano, adesso la domanda è questa, e pagano in mani sue di lei, o pagano in mano di altri? Ma pagano a me, pagano a me per conto dei carbonari dominanti, no a me, intendiamoci. Certo. Ma allora, in questa costruzione, i catanesi, dai quali lei dice di percepire denaro per conto dei carbonaro, ecco, da chi li percepivano i soldi, visto che queste imprese pagavano in mani sue? Non ho capito. Qual era il meccanismo attraverso il quale le imprese che lei dice pagassero in mani sue, di lei, pagavano i catanesi, di talché poi i catanesi versavano a lei per conto dei carbonara? Ah, non lo so, quello lo deve dire a quello che dà i soldi. Ma questo lo chiedere. Quindi vediamo se io ho capito. Lei percepisce per conto dei carbonara i soldi che le imprese pagano ai carbonara. Percepisce altresì dal gruppo dei Santa Paola una parte delle somme che queste stesse imprese pagano al gruppo Santa Paola. Ma non lo so così. Io se pago anche Santa Paola. Mi dica quello che sa, perché io non ci riesco ma a capire niente. Queste pagavano due volte. Pagavano due volte, sì. Con due metodi diversi a due soggetti diversi, certo. E allora, aggiunti a questo approdo, io davvero non ho altro da chiedere. Altri interventi? Presidente, avvocato Penna, una sola domanda, proprio per cercare di fare un po' di chiarezza. Perché nell'ultima fase credo che proprio la confusione sia... Guardi, nell'ultima fase, rileggendo il verbale, ho l'impressione che dovremmo tenere scarsissimo conto. Quindi può anche farne a meno, glielo posso anticipare. Se lei anticipa allora, il giudizio, io ne prendo atto. E anche questa è una dichiarazione a verbale. Della sua anticipazione di giudizio, Presidente. In effetti, Presidente, ero distratto, dovremmo tenere scarsissimo conto di cosa? Di cosa che si è capito ben poco rispetto a quello che sembrava piuttosto chiaro. Questo era. Io desidero comunque fare la domanda perché ritengo che così tagliamo la testa al toro e buono. Faccia la domanda, avvocato. Perfetto. La domanda è questa. Atteso che lei appunto ha dichiarato, potrà sembrare ripetitiva, ma cercherò di essere più preciso. Atteso che lei ha dichiarato
che riscuoteva lei personalmente le somme che le imprese taglieggiate dal suo gruppo erano costrette a pagare, atteso altraltro che riceveva anche delle somme, ha detto lei, testuali parole, da parte del signor Mangion, Pippo Mangion. Sembrerebbe quasi che fosse lei a chiedere un altro pizzo al gruppo Santa Paola, perché se il gruppo di Catania, mi scusi, pagava nelle sue mani. Non si ammette la domanda in questo momento. Va bene, grazie. Avvocato Saldani. Posso? Sì. Avvocatessa Danna, silenzio nelle celle. Sì, grazie Presidente. Silenzio. Signor Tidona, lei ha parlato di un incontro avvenuto prima di una Pasqua. Si ricorda l'anno? Pasqua 91. E il luogo dove avvenne questo incontro? A Vittoria, in un'officina di Vittorio Castro. A Vittoria, in un'officina? Scusi, non la sento bene da qui. L'officina di Vittorio Castro. C'è un'officina peccare che è una concessionaria che vende. Procedo ad una contestazione, Presidente. Il signor Tidona, lei a verbale del 25 novembre 92 ebbe a dichiarare: un altro incontro si verificò poco prima di Pasqua del 91, qualche mese dopo l'incontro di cui ha appena detto, alla presenza delle stesse persone e nel luogo di cui sopra. Luogo di cui sopra, Presidente, era indicato come Cavallino Bianco, cioè il ristorante Cavallino Bianco. Andiamo avanti. Signor Tidona, chiedo scusa, qual è il posto dove si è verificato? Ricorda meglio adesso? Io ricordo benissimo, avvocato. Allora, io a Cavallino Bianco sono stato prima Natale, a Natale del 90, a Cavallino Bianco, dove mi sono incontrato con Albert Polano e mi ha consegnato 50 milioni e c'era Albert Polano, Pippo Maggiore e Ozzi Carmelo. Poi sono venuti verso fine di gennaio a Vittoria, nell'officina di Ditta Legale. Signor Tidona, chiedo scusa, le sto chiedendo soltanto di questo incontro dove si è verificato, se quale ricorda incontro? Questo della Pasqua del 91. Sono venuto a Vittoria dentro l'officina di Ditta Legale e mi ha consegnato Pippo Maggiore Stu Nicola, non lo so se era Nicola Maugier, Nicola. È venuto Nicola, Pippo Maggiore e Ozzi Carmelo e mi ha consegnato 75 milioni per conto dell'impresa di Catania. Confermo la contestazione, Presidente, mi riservo di produrre il verbale. Sì. Non so se a questo punto dobbiamo sospendere e rinviare l'altro processo. Come siamo con le traduzioni? Perché io penso che il contresame dovrà ancora andare avanti. Da parte mia è brevissimo, Presidente, qualche domanda ancora? Ah sì, lei so. Intanto completi, sì. Sì, grazie. E lei ha detto anche poc'anzi che a questo incontro era presente questo certo Nicola. Se lo ricorda, lo può descrivere fisicamente? È una persona di 40-45 anni, 1,70, un bel ciucciotto, portava gli occhiali. E poi? E poi va. Cioè, tutto qui. Ha detto d'altronde che deve averla vista una volta. Sì. Ricordo bene? Perfetto. E chi gli disse? Cioè, si presentò lui come Nicola o gli fu indicati da altri come Nicola? Lui si presentò come Nicola. Lui si è presentato Nicola. E chi gli disse poi che si trattava di Nicola Maugeri? Era il fratello di Angelo Di Stefano, Pippo Di Stefano. Che era presente a questo incontro? No. Quindi, come glielo disse, come glielo indicò, era Nicola Maugeri? Non lo conosceva perché aveva vissuto 20-25 anni. Sì, sì, signor Tidona, cioè disse, lei disse era Nicola e questo gli disse era Nicola Maugeri, sì, senza averlo visto. No, non è che io ho detto che era Maugeri, io mi si è presentato lui come Nicola, però lui mi ha detto che questo era Nicola Maugeri. In che occasione glielo disse? Chisto... Sì, Giuseppe Di Stefano, in che occasione e Battigli? Ah, cambiamo argomento. Chi le ebbe a riferire di un appalto che il signor Maugeri voleva prendere al posto del signor Paolo Licata? Paolo Licata è il nipote di Paolo.
Sì, abbiamo capito che Paolo Licata è il nipote di Paolello. Chi glielo disse a lei questo racconto, chi gliel'ha fatto questo particolare? Il racconto del fatto che non gli volevano fare prendere l'ha fatto a Catania? Sì. Paolo stesso. Paolo Licata. Sì. Lei ricorda di aver effettuato riconoscimento fotografico? Questo Paolo Licata? No, no, chiedo scusa, sono stata infelice io. Delle persone di cui lei oggi ha parlato? Sì, mi hanno fatto vedere delle foto. Ricorda se ha riconosciuto nella foto il Nicola che lei ebbe ad incontrare? No. Non lo riconobbe? No. Grazie, ho finito, Presidente. Ora, il pubblico ministero ha preannunciato richieste istruttorie. Presidente, facciamo appartare un momentino, facciamo appartare. Da fare una domanda. Ci sono altre domande di controesame? Sì, sì, non è finito il controesame, solo che mi voglio organizzare perché vorrei rinviare l'altro processo arrivato a questo punto. Come vuole. Allora, si vuole appartare un momentino, signor Tidona. Come ci vogliamo organizzare? Rinviamo l'altro processo e proseguiamo con calma. Che dice il pubblico ministero? Forse è meglio, Presidente, forse è meglio. Quindi l'altro processo potrebbe andare a giovedì pomeriggio. Cioè dedicare a questo processo la fine di quest'udienza e domani pomeriggio e giovedì pomeriggio dedicarla all'altro processo. Mi pare meglio, avevamo programmi già stabiliti, vedo. Mi sembra meglio, Presidente, così. Eh? Questo programma mi pare più idoneo di quello. Non abbiamo capito. Quindi l'udienza di giovedì non si fa per l'associazione. Come? L'udienza di giovedì per l'associazione non si fa. No. Solo domani. Lo dedicheremo allora al processo per gli omicidi. Quindi domani finiamo con questo. Sì, grazie. E poi riprendiamo a Torino lunedì. Va bene? Allora, gli imputati del processo 3895 mi pare che sono tutti detenuti, però ci sono. Ci sono degli imputati contumaci. Bene. E allora, ritenuto, chiamiamo il processo numero 3895 e diamo atto che gli imputati non sono tutti presenti in aula, in quanto che alcuni non sono stati tradotti ancora in aula, va bene? E precisamente non sono stati tradotti in aula quegli imputati del processo che non sono anche imputati nel processo contro Santa Paola Benedetto più 170. Processo 20, quant'è? 24? Nel processo 2694. Siccome non hanno scritto la stima di via niente di tutto questo, se me l'ho detto da piano lo scrivo io. Il processo 3895 e si dà atto preliminarmente che non tutti gli imputati sono presenti in aula. Sì, bene, questo. Precisamente non sono presenti gli imputati che non sono anche imputati nel processo 3895. Diamo anche atto verbale che il processo viene chiamato dopo aver sospeso temporaneamente la trattazione in corso del processo 2694. Allora, la Corte ha ritenuto che non può sospendersi oltre alla trattazione del processo 2694,
virgola, perché si sta procedendo a controesame di un collaborante che deve essere esaurito in serata. Punto e virgola. Ritenuto che quando sarà esaurita la trattazione del processo 2694 sarà tardi per le operazioni di traduzione degli imputati del processo 3895 e comunque per la utile trattazione di quel processo. Dispone di rinviare la trattazione del processo 3895 all'udienza del giorno 8 febbraio 96, ore 15:30 e seguenti. L'ordinanza si intende, manda alla cancelleria perché sia disposta, sia data comunicazione agli imputati non presenti e sia disposta la traduzione per il giorno del rinvio. Si intende il provvedimento comunicato agli avvocati Passarello, cioè l'avvocatessa di scusa in sostituzione dell'avvocato Passarello. L'avvocato Attanasio è presente, sì. L'avvocato Attanasio. L'avvocato Franco Russo, l'avvocatessa Danna in sostituzione dell'avvocato Pogliese. Dov'è l'avvocatessa? Dell'avvocato D'Amico, presidente. È presente. L'avvocato Catania Milluzzo, l'avvocato Mario Giuffrida, l'avvocato Gino Gressia non c'è più, l'avvocato Culisano è presente? Prego. Allora l'avvocato Culisano. L'avvocato Antille. Presidente, anche in sostituzione di Salvatore Pace, dell'avvocato Salvatore Pace, perché siamo in due nella difesa di Mertoli. Sì, ma basta uno per la convocazione. Ah, d'accordo, sì, sì.
avvocato Napoli. Che fa fumo, avvocato? Dico, io sono, ho gli occhiali sbagliati, ma... Avvocato Libera, c'è qualcuno per l'avvocato Libera? Sono sì. Io, Presidente. Come si chiama questo avvocato? Uno scorto sempre. Chi si chiama? Libera. E il suo nome, avvocato, per favore? Francesco Marchese. Marchese, sì, per l'avvocato Libera. E agli avvocati di parte civile, civile presenti in aula, avvocato Iannello, Tita e Scudieri. Si manda alla cancelleria per la comunicazione agli altri difensori. Allora, il pubblico ministero aveva chiesto la parola, oppure possiamo introdurre il signor Tidona direttamente. Bene. Presidente, chiedo scusa, per lealtà processuale devo segnalare che la mia contestazione era errata, nel senso che aveva ragione il signor Tidona che l'incontro si sarebbe svolto, secondo le dichiarazioni già effettuate, si sarebbe svolto a Vittoria, quindi ritiro la contestazione. Prendiamo atto, grazie. Riprendiamo con il controesame. Presidente, sì. Chiedo scusa, avrei bisogno di fare altre due domande, alcune precisazioni sì, a teste. Prosegua, proceda. Sì, grazie. Sì. Signor Tidona, le chiedo un ulteriore sforzo di memoria. Può descrivere meglio il personaggio da lei indicato come il signor, come il Nicola, che va a presentarsi come Nicola? Una persona di 40-45 anni, altezza 1,70-1,75, un po' cicciottello. Ma cicciottello grasso o cicciottello robusto? Robusto. Quindi di struttura di corpo robusta, ossea? Ah vabbè, poi c'avevo la giacca, c'avevo un condone, non è che... Io sto dicendo quello. Ricorda il colore dei capelli? No. Se portava baffi, cose del genere? C'è qualche particolare del viso? No, baffi no, portava soltanto gli occhiali. Soltanto gli occhiali, occhiali da vista? Erano occhiali scuri o occhiali o lenti chiari, trasparenti? Chiari. Quindi occhiali da vista? Non lo so se devo occhiali da vista o occhiali di bellezza, non lo so. Ho detto chiari, non lo so. Il colore dei capelli? No, non ricordo, non lo so. Erano lunghi, corti? Non lo so. Grazie, signor Tidona. Presidente, posso? Sì, avvocato Giuffrida, sì. Il microfono. Mi scusi signor Tidona, in occasione dell'interrogatorio del 25 novembre, alla fine, le vennero mostrate delle fotografie? Sì. Lei ebbe modo di esaminare queste foto e, non so, riconobbe qualcuno? Sì, riconobbe Pippo Maggiore, Uzi Carmelo e anche altri. Credo che lei stia facendo un po' di confusione. Comunque, ritornando ad Ercolano, lei... In che termini si è espressa allora circa questo riconoscimento? Lo ricorda? Fu certo di questo riconoscimento? No, quello di Aldo no. Quello di Pippo Maggiore non si permette, sì, al 100%. Quello di Aldo no. Cioè non disse di essere sicuro del, esatto, del riconoscimento di Aldo Ercolano. Sì. Va bene, la ringrazio. No? Presidente, posso? Sì. Come? Signor Tidona, lei... Il nome...
Sì, bene. Signor Tidona, lei quando ha iniziato a collaborare? Agosto, settembre '92. Vuole illustrare alla Corte i motivi che l'hanno indotto a collaborare? Sono scoperto che volevamo uccidere. Cioè, come l'ho scoperto? Perché io quando ero prima di far parte, di essere avvicinato, prima di succedere la tragedia di Gela, una sera dominante eravamo al bar del Vittorio, di strada del Folcò. Mi dice, mi fai compagnia quando vado a toccarsi? Io non avevo niente, guarda, siccome c'è la patente, io sono senza patente, dico va bene. E mi porta a toccarsi. All'occasione mi porta dove c'era il comune del fratello Paolo. Come lo so io, perché l'ho scoperto poi in secondo tempo. Allora, automaticamente in questo poco, in sostanza, lui arriviamo al semaforo, andiamo una stradina, scogna, arriva a un certo punto, si ferma, c'è una casa, bussa e non c'è nessuno. E siamo andati via. Poi dopo una settimana è successa la strage di Gela, poi loro l'hanno arrestato, poi mi hanno avvicinato. E sono entrato avvicinato. Poi, mentre che eravamo latitanti, io e Angelo Di Stefano, arrivavano lettere che gli scrivevano. Vabbè, dico, partivo dall'inizio, come lo ha scoperto, glielo ha detto qualcuno? Se mi fa parlare, avvocato, come glielo posso dire? Ancora siamo a quando era avvicinato. Mi faccio parlare, io glielo spiego. D'accordo, vado avanti. Il tempo che io ero latitante, io Di Stefano riceveva lettere dal dominante e tutto quello è quello dell'estorsione non mi interessa. Diceva lettere, diceva, cioè, nella lettera gli mettevano, cioè, vi dovete dividere tu, dice, e Salvatore. Allora io leggo la lettera, quindi gli dico che mi viene cugino per mezzo delle mogli, di Stefano. Dico, ma fammi capire perché noi ci dobbiamo dividere. Se siamo due latitanti, apparteniamo al stesso gruppo, perché ci dobbiamo dividere? Dice, non ti preoccupare, Salvatore, noi dice, non ci dobbiamo dividere. Tu lasciali stare, digli che si fanno in carcere, si sbattono la testa, dice nelle cellule, non ti preoccupare. In secondo tempo, Di Stefano cosa mi dice? Essendo che eravamo latitanti, la sera discutavamo, mi dice che dove c'era il covo dei Pavoletti a Roccarsi, ci andava lui la mattina. Lui la mattina ci andava tutte le mattine, ci portava il mangiare e il giornale e il fratello Pavoletti nel covo. E poi la sera ci andavano il dominante e il carbonato. Perciò nemmeno tutti gli altri affiliati in sostanza sapevano di questo covo. Il De Martino, il De Pietro, il Derlice, il Disca, non lo sapevano. Allora io dentro di me penso, ma come mai allora il dominante mi ha portato nel covo dei Paolini? Qual era lo scopo suo? Così dentro di me ho potuto capire che lo scopo era quello di farmi ammazzare. Quindi la sua collaborazione è finalizzata a ricevere... A parte quella... Mi perdoni, non mi interrompa, sì, per favore. Sì, sto facendo una domanda. La sua collaborazione quindi è finalizzata a ricevere protezione dallo Stato? No. Io ho collaborato per quello, poi per uscire da quella vita. Perché... Mi scusi, però lei ha detto che ha deciso di collaborare perché aveva appreso che la volevano uccidere. Sì, e io sto dicendo, quello era uno dei motivi. Ah, quindi adesso ci sono altri motivi? Scusa, perché non ne posso avere altri? Mi scusi, io le ho chiesto quale motivo l'aveva spinto e lei mi ha detto no, lei me ne ha detto uno, adesso ne stanno uscendo altri. Ma li dica. Un altro motivo è perché non volevo uscire dalla vita, perché non era vita per me. Perché io prima di far parte di quella situazione non ho avuto mai a livello avuto qualche guai, mai giustizia, qualche furto cose, e non ho capito. A questo proposito, vuole dire alla Corte quanti reati lei ha confessato e quali reati ha confessato? Ho confessato. No, non li deve dire. In sostanza poi quando sono entrato a far parte a tutti gli effetti... No, anche prima, la sua carriera criminale. Il furto... Quanti furti ha fatto? Niente, quello che mi hanno pescato ne ho fatto uno, scusi. No, lasci stare quelli per i quali è stato processato. Lei quanti furti ha fatto? Ma niente, quello che mi hanno processato. Uno solo. Estorsioni? Estorsioni no. Rapine? Omicidi, tentati omicidi? No, mai. E lei ha altri procedimenti in corso? No, mi sembra che abbia finito. Non ha un
procedimento in corso denominato Operazione Squalo? Sì, ma già mi hanno fatto il procedimento all'istruttore e già mi hanno condannato per colpa di sessione. Mi scusi, è stato fatto il proscioglimento in istruttore ed è stato condannato? Hanno fatto lo straccio. Hanno fatto lo straccio? No, a quanto... Mi scusi, ricorda quanto è stato condannato? Il pubblico ministero si oppone a questo tipo di domande, perché a questo punto non si capisce qual è il senso della domanda. Comunque, non è pertinente, il pubblico ministero si oppone. No, come non è pertinente? Io cerco di capire che abbiamo davanti, anche in base al curriculum, dei crimini che ha commesso. C'è anche una cosa parte, questa, quando parte. Lei vuole sapere a quanto è stato condannato, non c'entra più. Ha un senso per la domanda successiva, se mi fa finire, gli fa dire a quanto è stato condannato. Può rispondere alla domanda. Grazie, Presidente. Sì. A 13 mesi ha sparato il PM, poi non lo so, perché poi se è andato via non lo so, perché ancora la sentenza non mi è arrivata. Ho capito. Senta, lei ha altre condanne? Sì, ce n'ho una di 8 mesi che non hanno discusso l'altro ieri dei servizi sociali. E poi? Un'altra che mi avevano dato 3 anni per estorsione in primo grado e quando si deve fare l'appello. Scusi, però lei poco fa mi ha detto che estorsioni non ne aveva commesse. Sì, ma estorsione, mi scusi, nell'ambito sempre dell'associazione l'estorsione, intendiamoci. Io le ho chiesto prima e dopo che lei entrasse nella nostra... Comunque va bene, questo lasciamo perdere, d'accordo? Quindi c'è questa... che mi stanno accusando sono dentro l'associazione. Va bene, d'accordo, andiamo avanti. Quindi ha questa condanna a 3 anni, questa a 8 mesi, questa a 13 mesi. Senta, lei in questo momento è libero o detenuto? No. Ho capito. Quando operò il riconoscimento fotografico, ricorda esattamente quante foto le furono mostrate? Se nell'ordine delle una, due o delle decine? Allora, decine, forse una decina. Non lo so, 10, 15, non ricordo bene. Grazie. Altri interventi? Sì, signor Presidente. Avvocato Gulisano. Sì. Signor Tidone, non è per apparire quasi petulante. Lei ha detto, aveva risposto a questa domanda che ha fatto l'avvocato Veneto, ora a quella che ha fatto l'avvocato Marchese. Ha detto che la volevano ammazzare, ma ha scoperto per quale motivo quelli del suo gruppo volevano la sua eliminazione? Ah, non lo so. Apprende, da chi ha preso lei che volevano ammazzarla? Io non l'ho preso da nessuno, l'ho preso, l'ho fatto un coincidente personale. Ah, quindi un suo intuito? Ma è facile intuito. Essendo che lui è il dominante più forte del popolo dove c'erano i paolenne e io non ero ancora entrato nel far parte dell'associazione, per quale motivo lui mi porta del popolo dove c'erano i fratelli paolenne? Ah, non lo chiede a me, io le ho fatto una domanda. Io volevo sapere da lei se... Era stato un suo intuito oppure se lei aveva appreso da qualcuno che si voleva la sua eliminazione? Mi scusi, quando il discepolo riceveva lettere e gli dicevano voi vi dovete separare. No, comunque non mi interessa, io volevo sapere da lei se per caso aveva scoperto poi successivamente qual era il motivo per il quale lei aveva intuito, ora apprendiamo, che si voleva la sua eliminazione, non lo sa. Va bene, un suo intuito. Allora, scusi, visto che lei mi invita a porre un'altra domanda, io la faccio. Visto che ha avuto la possibilità di avere la conferma di questo progetto criminoso nei suoi confronti, lei non ha cercato di sapere, di conoscere perché mai si voleva la sua eliminazione? Io questo desidero sapere. Perché si voleva uccidere lei da parte del suo gruppo? Cosa aveva combinato lei? E allora certe volte andavamo a fare qualche punto e gli dicevo Roberto, ma questo chi è?
pesca. La protezione. Lui diceva no, al signor Albano. E abbiamo fatto diversi appunti che poi abbiamo dovuto ritornare alla roba. Perché veniva, cioè, poi veniva il Giannone, dice Salvatore, che hai fatto qualche furto, dico sì, ma sai quello che paga sotto protezione nostra? Ma io non so niente, se il Roberto mi ha detto che non pagava, no, dice quello lo paga, tu sai, dovete restituire a noi. Va bene, restituiamo a noi. E ho potuto capire attraverso quelle male figure che ci portavo impedimento perché davo disturbo. Posso capire che era un motivo valido quello. Quindi possiamo concludere. Dico che lei in pratica, detto tra virgolette, era uno sgarrista. Scusi, così mi pare di aver capito da quello che ha detto lei. Il sgarrista era in buona fede che si facevano vedere gli altri, io non ho fatto mai il sgarro. Va bene. E lei ha parlato del Dozzo Cammelo, che ha anche riconosciuto a seguito di ricognizione fotografica. Poco fa lei l'ha descritto. E mi pare di aver capito che ha detto che aveva i capelli lunghi tirati all'indietro e neri. No, io ho detto neri tirati indietro. Ecco, ma quindi aveva i capelli? Aveva capelli, dico. Non lo so se ne aveva pochi, non ricordo bene, se ricordo la lunghezza, l'età, 60-65 anni, 1,75-1,80, magro, pelle scura. Sì, sì, va bene. E su Cammelo, mi pare di aver capito anche che era un personaggio fantomatico, perché... Lei l'ha visto sempre presente, ma ha avuto mai modo di conversare, di parlare con Stuzzo Cammelo? Sì, una volta ho fatto una conversazione. In che termini? Nella riunione che abbiamo avuto di Città Nicastro di gennaio, lui parlava con Stuzzo Nicastro, dice forse potremmo fare qualche sbarco di Bianca. Siccome il Nicastro era al di fuori di tutti, era amico dei carbonari, amico dei catanesi. E allora si cercava di tagliare la discussione, perché non sapeva che in sostanza comandavano i carbonari, perché va lui si bei tempi quando facevamo uno sbarco, perché facevano uno sbarco di sigarette nelle zone nostre. Diceva che farci, non lo potremmo fare qualche sbarco di bianca, dice, se riferiva alla droga. E poi, in sostanza si conoscevano bene il cultura di Natale e tutti i Castro. Sì, e quando lei lo conobbe la prima volta al Cavallino Bianco? E mi pare che di aver capito che il Dozzo Cammelo arrivò in compagnia soltanto loro due? Prima è arrivato Alder Polano più un'altra persona, questa Peugeot 205 scura targata Ferrari. È sceso Aldo e dentro la macchina è rimasto questo ragazzo dentro la macchina. È sceso Aldo. Scusi, chi è sto ragazzo? Non lo so, quello che è rimasto dentro la macchina. Ah, quello che arrivò insieme ad Ercolano. Sì, vabbè, questo l'ha già detto, ma Dozzo Cammelo quando arrivò? Dopo 5 minuti è arrivato Dozzo Cammelo con Pippo Maggiore. Con altra macchina? Sì. E come mai arrivarono dopo? Come? Come mai, dico, arrivarono dopo? Ah, non lo so come mai. E lei ebbe modo di intrattenersi con loro? No, io sono stato altri 2-3 minuti, ho preso i soldi, avevo i compiti, dice, tu appena prendi i soldi, dice, prendi la macchina e torna indietro. Io ho preso i soldi, dopo 2-3 minuti sono arrivato a Mangione, Dozzo Cammelo, ci siamo salutati. Io ho preso, ho salutato e sono andato via, io solo, con la mia macchina. Che addirittura a Catania, alla stazione di Catania, alla stazione centrale, c'era Maurizio, Emanuele Interprici e Sano Di Pietro che mi aspettavano, perché avevamo pattuito, dice, tu appena prendi i soldi, dice, vieni alla stazione centrale, dice, che noi siamo là. I soldi di loro, dice, a noi, dice, e noi i soldi, dice, ce li portiamo noi. Perché avevano paura, dice, lo scudreggio di darmi i soldi, dice, non voglio... qualche guardo per strada, è una prevenzione in sostanza. E addirittura sono rimasti alla stazione centrale, Emanuele Interlici e Sano Di Pietro, sono rimasti fino alle 8:30, 9 di sera, che aspettavano ancora. Vuole dire alla corte dove si trova il ristorante Il Cavallino Bianco? Venendo da Ragusa, si arriva al semaforo dove
Cioè? Ponte Primo Sole? Al Ponte Primo Sole, esatto. Si passa il ponte, c'è il ponte, si fa circa un chilometro e mezzo sulla sinistra, che c'è un ristorante e dietro addirittura c'è il maneggio dei cavalli. E per segnale c'è una tabella che c'è stampato un cavallino bianco. E come mai decidete di darvi appuntamento alla stazione ferroviaria di Catania? Quindi dovete entrare in città quando sarebbe stato più facile tornarsene direttamente a Ragusa? Ma questo cosa stava a significare? Una ridotta fiducia nei suoi confronti? No, no, è per prendere qualche precauzione. Sì, ma una precauzione in più quando entrate nella Tana del Lupo, non credo che sia una precauzione in più. Sì, però siccome c'era una persona che era amico nostro e amico suo, e logicamente è venuto anche lui per essere, sempre per essere tutto a posto, perché il De Natale non apparteneva né a noi né ai catanesi, però era un amico comune, è venuto in sostanza come un rappresentante, per non far succedere all'occorrente, era come un rappresentante, un responsabile. Mi dico un po', lei poco fa ha detto, quando ebbe delle contestazioni, ritengo, con Carbonaro, che non voleva accusare i catanesi, non voleva mettere in ballo Pippo Aldo e Ozzo Cammello. Vuole spiegare un pochettino questa vicenda, perché non, a me personalmente non è chiara, se me la volesse chiarire. Allora, io quando ho parlato, io ho spiegato tutto, il modo di estorsione, tutti gli appalti dei catanesi, però io al giudice gli ho detto in sostanza che io sì, giravo per gli appalti, però al momento in cui loro mi dicevano una volta 10 giorni passa, dice poi ti facciamo sapere, perché certe volte prendevo le informazioni, poi io ci ripassavo, dice va bene, dice tu, gli amici nostri, dice tutto a posto, dice, poi dice in secondo tempo si faranno sentire gli amici di Catania. Allora io ho dichiarato in sostanza, al momento in cui poi c'era il contatto diretto con appartenente dei catanesi, io non avevo più niente da fare, perché io il mio lavoro l'avevo fatto. No, quindi, scusi. No, no, io desidero sapere da lei, poco fa, quando ha detto non volevo accusare i catanesi, non volevo tirare in ballo, nei confronti di chi lei non voleva muovere queste accuse? A chi? Parlava col giudice, parlava con i suoi capi del clan Carbonaro? No, è stata una decisione che ho preso io. Quando ho collaborato, in sostanza non li volevo nominare. Ah, quindi lei, nonostante collaborante, aveva sempre delle riserve? Il tema è stato già approfondito a sufficienza, questo tema. Sì, no, no, signor Presidente, sono da altro difensore, tra l'altro la considerazione non è una domanda, sembra palese. Sì, signora, va bene, signor Presidente. Stata la riserva. Era una... Perfetto. E poi parlava anche di una sua presa di posizione, si ricorda? Lei ha parlato poco fa anche di una sua presa di posizione. Probabilmente per questo. Cioè, se è relativo, cioè, siccome io non avevo capito se la sua riserva era durante l'interrogatorio che sosteneva dinanzi al procuratore della Repubblica, oppure era una sua difesa nei confronti dei suoi capi, ecco, una volta che lei avrà chiarito che era una sua riserva nei confronti dei magistrati, ritengo... Ah, quindi lei l'aveva a morte con il suo gruppo? Ma no, l'aveva a morte. E l'ha detto lei, non lo, io ho ripetuto quello che ha detto lei. Ah, l'avvocato, se non mi fa finire di parlare... Finisca, non si secchi. Nel senso che io, secondo la mia opinione, avevo scoperto che mi volevano ammazzare. E quindi... Perché io invece mi ero comportato troppo buono, perché quando giravano prima di me tutti gli altri, belli a parte non ne chiudevano nessuno, perché non giravano. Invece quando ho cominciato a girare io, ho scoperto un sacco di appalti che non... Perciò io dentro di me ho detto come io ho fatto tanto bene, poi in sostanza mi volevano ammazzare. E io non avevo voluto tirare a fare i catanesi, nel senso perché non le volevo nominare, tanto che me ne frega. Ha capito il concetto? Io capisco tutto, dipende dalla sua capacità di esprimersi. Poi a novembre io invece mi sono reso conto di
Comunque, in ogni caso c'era questa sua forma di astio nei confronti del clan del quale lei era avvicinato? No, io non avevo nessun astio. E l'ha detto lei poco fa. Senta, quando lei si reca al primo incontro al Cavallino Bianco, sa chi deve incontrare? Gliel'hanno detto chi doveva incontrare? Perché lei a dicembre del 90 entra nel gruppo, subito dopo viene spedito a Catania a riscuotere ben 50 milioni. Lei sapeva con chi si doveva incontrare e conosceva le persone che doveva incontrare? Gliel'avevano detto? Persone del gruppo di Santa Maria. Così? Quindi si poteva presentare chiunque, potevano essere anche dei poliziotti e lei li avrebbe avvicinati. Ma non è possibile perché c'era tutto il turno della tavola del clan, avevano fissato un appuntamento loro, perciò... Quindi c'era un garante? C'era un garante, dico. Certo. E allora il garante probabilmente era quello che riscuoteva la fiducia di tutti, no? Esatto, il della tavola e il garante. Quindi non è che lei per caso fosse stata una figura di secondo piano in questo contatto? Lei risponda alle mie domande, non faccia considerazione, ha detto il Presidente. Io sono andato a Catania, nel momento in cui sono entrato io che gestivo tutti gli appalti, automaticamente i soldi che mi davano, io li dovevo segnare, io avevo un vicino per conto mio e segnavo tutti gli appalti che dovevo riscuotere e tutti gli appalti che c'erano. E allora i soldi li prendevo io e li passavo ai carbonari, però io nello stesso tempo me li segnavo. L'impresa di Pozzallo mi ha dato... Sì, ma lei continua a non rispondere alle mie domande. Io desidero sapere da lei, lei doveva contattare delle persone sconosciute, era appena entrato a far parte del gruppo, la mandano a riscuotere 50 milioni, lei deve avere dei contatti con personaggi che non sono del suo paese, della sua zona. Come faceva lei a riconoscere? Ha detto perché c'era un garante, giusto? Quindi lei in pratica diventava un personaggio di secondo piano rispetto al garante, sì. Giusto? Sì. Perfettamente. Mi dica un po', lei il Pippo Mangion, quindi ritengo l'ha conosciuto in quell'occasione al Cavallino Bianco? La prima volta. Sì, gliel'ha presentato qualcuno? No, ci siamo presentati. Poi nessuno ha fatto le presentazioni? Scusi, non sarebbe stato più logico che il garante avesse fatto le presentazioni? Nessun commento, presentazione non era a ballare. Lei non faccia di questi commenti perché non glielo consento. Signor lei avvocato, deve rispondere alle mie domande. Avvocato Culisano, lei... Signor avvocato Culisano, dico per tutti quanti. Scusi, signor Presidente, signor avvocato, a ballare, ci andremo per carnevale. Oggi siamo in un'aula di giustizia. Per una risposta di questo genere. Perché, viva Dio, qui non è che siamo... ad assistere ai processi televisivi o cinematografici. No, no, è proprio per questo, signor Presidente, non facciamo spettacolo. Io vorrei vedere questa realtà idilliaca che ci ammanniscono quotidianamente, ogni sera, eccetera. Poi nella realtà dove si pratica l'esame, il contrasame diretto delle parti, dei testimoni e di quanti altri, vorrei vedere esattamente come si svolgono. Non c'è nessuna mancanza di rispetto che io possa cogliere sostanzialmente in una risposta di questo genere da parte di Tidone. Va bene, allora. Quindi non sono state fatte presentazioni. Lei ha parlato anche di un processo che nel giugno del 92 le riferì il Pippo Mangion, stavano facendo a suo fratello a Palermo. Ricorda? Ricorda che tipo di processo? Lei l'ha già detto. Se lo volesse confermare. Lo stavano accusando di certi collaboratori per la parte degli omicidi di quattro ragazze che erano scomparse da Catania. E si era accusato lui e Santa Paola. A Palermo? Non lo so, Palermo, Giacomo, Marsala, non lo so, da quelle zone. Perché lui si è scusato perché ci dovevamo vedere prima, lui era fuori sede a Palermo, di quelle zone. Quindi perché aveva un impegno che stava seguendo il processo del fratello. Un'ultima domanda, lei è stato latitante per tutto il 92, vero? No, da giugno 91 fino a agosto 92.
Benissimo. E nonostante la ditente, lei si muoveva con una certa facilità, perché partecipava a diversi incontri, addirittura pare che nel giugno del 92, lei ha detto, ebbe un incontro nel bar di quel viale vicino alla stazione centrale con Pippo Mangio, non è così? Quindi lei si muoveva liberamente, non aveva nessun timore di poter essere arrestato, di incappare in un blocco? Essendo che non c'era nessuno che curava il fatto degli appalti, dovevo essere io, perché il distempo non lo tenevano più conservato, perché era un vecchio polpone da famiglia. E il gruppo non si preoccupava di un suo eventuale arresto? Se non c'era nessuno che andava a parlare, che si doveva andare? Ah, non lo so io, non lo chiede a me. Allora, io dico, perché c'era Angelo Cappello, però Angelo Cappello era un ragazzo che non sapeva discutere, non poteva essere all'altezza di discutere. Ma lei poco fa ha detto che invece le avevano creato un covo di latitanza insieme ad un altro ricercato. Quindi in pratica il gruppo ci teneva che lei non venisse arrestato. Perché ora dice che al gruppo non gliene fregava niente, la mandava in giro per curare gli interessi? Ma non è che il gruppo mi mandava in giro, essendo che c'ero io e il Di Stefano fuori. Il Di Stefano si curava tutte le estorsioni, droghe e cose. Io avevo il compito di gestire gli affari. E io le chiedo questo, lei si spingeva oltre i limiti della sua provincia? E non temeva di incappare anche in un banale posto di blocco della polizia stradale? Sono stato anche a Milano per quello che non ho detto tanto. Ah, benissimo. Comprare armi, perciò, a tempo di necessità. Ho capito. Ho finito, grazie. Sì, solo una domanda. Senta, signor Tidono, lei dall'agosto del 92 in poi è mai stato detenuto nel carcere di Rimini? Dove? Nel carcere di Rimini. Sì. Qua. Dall'agosto del 92 in poi. Vabbè, non ho altre domande. Altri interventi? Pubblico Ministero? No, scusi, c'è l'avvocato Marchese. Sì. Scusi, se non c'è nessun altro, volevo un chiarimento. In che anno, se può essere preciso, anche in che mese ha appreso che il clan Carbonaro dominante aveva intenzione di ucciderlo? Se può chiarire l'anno e possibilmente anche il mese. '91 o '92, mi scusi. Io la prima volta che il dominante mi ha portato a toccarsi è stato nel novembre 90, prima di succedere la strage di Genova. Poi io sono entrato a far parte come avvicinato del gruppo dicembre 90, non se ne è parlato più. Poi nel tempo che io sono stato latitante, dal giugno 91 fino ad agosto 92, Angelo Di Stefano, da certe discussioni, essendo che riceveva lettere, io potevo capire che loro ci dicevano noi ci dovevamo dividere. E allora io ho potuto capire, ma perché ci dobbiamo separare se siamo due? Se siamo due rappresentanti dello stesso gruppo, perché ci dobbiamo separare? Mi scusi, ma nel novembre 90 cosa è accaduto? Mi vuole spiegare, lei ha avuto questa impressione che la volevano uccidere nel novembre 90? E questa volta che la porta in questo roccazzo nel novembre 90, che significato ha? Lei perché lo ha riferito? Scusi, non ti siamo capiti. No, infatti, lo vuole spiegare meglio? Quando mi ha portato il dominante al roccazzo, lui mi ha invitato, dice, Salvatore, ci viene, mi fai compagnia, devo andare al roccazzo a trovare un amico. Siccome tu hai la patente, io sono sempre... Sì, d'accordo, ma questo poi, che valore ha? Mi scusi. Poi, in secondo tempo, mentre che eravamo la detante, io e Angelo Di Stefano, lui che cosa mi convide? Al roccazzo dove era la detante di Paolo Lente, dice, ci andavo io la mattina, dice, ci portavo la spesa e il giornale tutti i giorni. Poi, dice, la sera ci andavano i dominanti e i carbonari, cioè a discutere per i fatti loro. Però, in quel momento, il Di Martino, il Di Pietro, poi c'era... Vabbè, dica che ce n'erano altri. Ma non lo sapevano dove era questo povero di Paolo. Allora il Di Stefano mi dice, lo sapevo io, Giannone, è dominante il carbonato. E allora io ho potuto capire, ma ora al 90, dominante, perché mi ha portato nel popolo, che io non facevo parte nemmeno dell'associazione. Il scopo suo qual è? Non è che mi avevo portato nel popolo di Paolo per farmi presentare il Paolo. Sì, il motivo era uno, soltanto quello di lasciarmi là e poi mi scaricavano per
Giusto, ma questo, sì, mi scusi, ma gliela porta nel novembre 90 per la, sì, prima volta. Sì. Quindi nel novembre 90 lui la espone, dimostrando di non avere fiducia in lei, e anzi di volerla uccidere. È così o sbaglio? Sì, però è da dire io... No, mi scusi, lei mi deve dire se è così o sbaglio. Sì. È così. Mi vuole spiegare com'è possibile allora che nel dicembre 90 le affidano la raccolta di tutte le estorsioni? Perché non avevano nessuno che ci Ma mi scusi, se a novembre la vogliono uccidere, com'è possibile che a dicembre la fanno diventare braccio destro? Sì, 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 no, ma mi scusi, io però vorrei capire, perché è una questione anche di logica, se nel novembre 90, ribadisco, lei non gode completamente della fiducia di un gruppo, come fa a distanza di un mese a diventare uno che riscuote la massima fiducia? Lei al primo incontro riscuote, ha dichiarato 50 milioni, com'è possibile? Lo spieghi alla Corte, non a me, lo spieghi alla Corte, perché sono loro che devono giudicare quanto è credibile. Io sempre fa parlare, io glielo spiego. Grazie. E sono 10 volte. Allora, essendo che io facevo furti nella provincia, certe volte mi capitava di fare furti nella provincia e disturbavo certe persone che pagavano la protezione, però io non lo sapevo, mi ci facevano pescare altre persone. Una persona di quella è morta, Roberto Di Modica. Essendo che Roberto Di Modica già nel 90 prima, lui già aveva fatto parte dell'associazione, lui sapeva tutte le imprese, che tutte le ditte, ci sono ditte di semenzai, ditte dove vendono fertilizzanti, lui sapeva certe ditte pagavano, però lui mi diceva no, sono andato qua e non pago, e noi facevamo il furto. L'indomani veniva il cernone e mi diceva sono andato, avete fatto un furto, ricorso, dice sai, c'è qualche che ci paga la protezione, dice, dobbiamo restituirlo, la so. Pippo, qua ce la trovo, sto. Poi mi hanno affidato il compito degli appalti, perché persone che giravano non ce n'erano, perché loro sapevano che uno che girava per gli appalti poteva durare al massimo 6-7 mesi. Mi scusi, una domanda. Il clan in cui lei dice di essere entrato nel 90 aveva... Sì, sì, vabbè, lasciamo stare questo, avvicinato, eccetera. Era un clan forte... E allora, mi perdoni, ritorniamo sempre su un punto perché io voglio che lei lo chiarisca. C'erano 22-23 affiliati che erano da tempo in questo clan. A novembre 90 la portano in questa località dove lei si rende conto che la vogliono ammazzare perché ce l'hanno con lei. Perché a dicembre 90 le affidano un compito così importante se c'erano altre 23 persone di fiducia e da prima di lei? Perché non volevo fare nessuno. Sugli appalti, perché lo sapevano che prima aveva girato Peppe Guerra, Tano Cavallo e Angelo Di Stella, e hanno durato 6-7 mesi. E poi un'impresa di Ragusa l'ha denunciato, e Angelo Di Stefano se ne è uscito perché si sono abbattati e se ne è uscito, e è rimasto in carcere Tano Cavallo e Peppe Guerra. Poi si è messo a girare Franco Ruspa. Franco Ruspa è durato un paio di mesi perché è andato da un'impresa a Vittoria, che è un'impresa di Enna, e l'ha denunciata, e poi gli hanno fatto addirittura la guardia e aveva la macchina blindata questa persona. Poi tutti gli altri componenti, c'erano Edi Martini, Di Pietro, Enzo Disca, Manuele Intermetti, erano persone che partivano per omicidi, però a rispondere alla tangente non ci volevano andare perché sapevano che potevano durare 6-7 mesi al massimo, e non lo voleva nessuno quel porto per quel motivo. Presidente, io onestamente non mi ritengo soddisfatto, ma purtroppo è inutile che continuo. Prendiamo atto della sua dichiarazione, mi pare che insistere sul punto. No, è inutile, non risponde. Ora, un'altra domanda e finisco. Lei ha sempre detto stasera, con riferimento a un personaggio da lei indicato, Zucammelo. Ma vuole dire chi è che lo chiamava zio Carmelo? Lo chiamava lei zio Carmelo? Quindi zio Carmelo è lei che lo chiama zio Carmelo, nessuno lo chiamava zio Carmelo oltre lei. Non lo so se l'ho sentito dire da... No, lei... O tu ne devi andare. Grazie. Presidente, sì,
Presidente, una sola domanda. Siccome il teste ha ripetutamente detto io ero avvicinato, se ci dà, talmente che ormai è diventata un'accezione di carattere tecnico, perché dice io ero avvicinato e non facevo parte, se ce lo spieghi? Perché io quando mi hanno chiamato per girare per gli appalti, loro abbiamo fatto questo parte, tu giri per gli appalti. No. Se non mi fa parlare, avvocato, se glielo spiego. No. Perciò loro mi hanno detto tu giri per gli appalti, tu già hai un 15% sul guadagno. Chiudo un appalto di 100 milioni, tu c'hai un 15% di guadagno, 15 milioni. A mano che tu vai portando soldi, i conti noi li facevamo ogni 10 giorni. Io portavo 100 milioni, loro mi davano 15 milioni, 15%. Però i fatti interni della famiglia io non sapevo niente. Io gestivo soltanto gli affari. Io andavo a prendere soldi, andavo da Silvio e dicevo qua ci sono 30 milioni. Dicevo così. Però loro non sapevano nemmeno di che soldi, avevo una carta io che le segnavo. Loro certi giorni ci andavano e ci portavano 20 milioni, cacci su 20 milioni di appalto. Grazie. E ero io, soltanto mi davano loro il 15%, io non avevo niente a che fare con i fatti loro. Presidente, io invece mi ritengo soddisfatto perché ho appreso la struttura di carattere tecnico-giuridico dell'avvicinato e non dell'associato, che mi può servire anche nel prosieguo professionale. Grazie. Presidente, sì, un'ultima domanda, l'avvocato Penna. Alla sua sinistra. Si accomodi, avvocato. Lei ha detto poc'anzi all'avvocato Marchese che gli appartenenti al clan a cui lei era stato avvicinato non volevano praticamente svolgere la funzione di andare a richiedere del denaro alle imprese sottoposte ad estorsione, perché avevano timore che nel giro di poco tempo sarebbero state comunque arrestate, e che quindi ha fatto anche dei nomi, un certo Gueli, Tano Cavallo e un altro nome che mi sfugge adesso, dicendo tra l'altro che ciascuno di loro potevano durare in questa funzione molto pericolosa, quindi 6-7 mesi. Questo periodo lei lo riferisce a tutti e tre i nomi che ha fatto o singolarmente a ciascuno di essi? Non ho capito il concetto. Mi ascolti, intendo dire questo. Lei ha parlato di Tano Cavallo, di Gueli e di un terzo personaggio di cui non ricordo il nome, mi è sfuggito, dicendo che loro erano stati arrestati in quanto in precedenza svolgevano la funzione che è stata successivamente affidata a lei. Sì. Ci siamo? Mi ha capito fino a questo momento? Benissimo. Sì. Lei ha detto anche che costoro duravano, ha detto testualmente così, 6-7 mesi massimo. Non volevano quindi gli altri affiliati al clan svolgere questa pericolosa funzione. Ebbene, io le chiedo, questo termine di 6-7 mesi era riferito, lei lo riferiva a tutti e tre i nomi che ha citato prima, oppure singolarmente a ciascuno di essi? Per esempio il signor Cavallo, Tano Cavallo, poteva svolgere mediamente questa funzione per 6-7 mesi, poi veniva arrestato e continuava la funzione l'altro, il Gueli o viceversa. Siccome se pagavano soltanto le imprese che venivano al di fuori della provincia di Ragusa, una persona può durare anche 100 anni, perché venivano tutte le imprese di Catania, imprese di Caltanissetta. Presidente, mi scusi, io chiedo al test di rispondere alla domanda, perché è abbastanza chiara. Cioè, risposta, lo faccio ma risposta. Risponde come può, non lo so. Ma io credo che stia divagando. Sarebbe più opportuno precisare. Allora, ma lei mi deve dire se Tano Cavallo ha svolto la sua funzione per 6-7 mesi oppure no, per esempio. Sì, ma al massimo. Sì o no? Sì. E allora noi dobbiamo dedurre che ciascuno dei tre nomi che lei ha fatto ha svolto questa funzione per 6-7 mesi. Sì, vengo alla prossima domanda. Lei in precedenza ha detto di essere entrato nel clan nel mese di dicembre 90. Ed era venuta a conoscenza del fatto che le richieste estortive operate dal suo clan, a cui lei, diciamo, si inquadrava in quanto avvicinato,
erano cominciate appena nell'agosto precedente del 90. Come si fa a dire praticamente a sostenere una simile cosa? È vero, conferma quello che ha detto prima? Lei, le ribadisco la domanda, mi scusi. No, no, l'ho capita io la cosa. Lei, siccome nell'agosto 90, perché io dico quello? Perché l'unico appalto dei catanesi era ancora quello di Grassetto. Poi c'era un altro appalto che già aveva incominciato, quello da Pozzano, al porto di Pozzano, e gli avevano fatto un attentato di una metà, gli avevano fatto un conflitto a fuoco con le guardie giurate. E ancora non si era deciso a pagare. Poi c'era quello Paranelli e Agnelli, non c'era andato completamente. Poi c'è stato quello dall'Istituto Agrario, sulla E115, ha cominciato mentre che ce l'avevo io. C'è stato dove hanno fatto le scuole elementari, hanno attaccato il furticolo, l'hanno cominciato quando c'ero io. Quello dell'ospedale di Vittorio l'hanno cominciato quando Ma non c'ero era io. Questa la domanda. Ah, no. Non è questa la domanda. Comunque, un'ultima domanda e ho chiuso, Presidente. In precedenza lei ha dichiarato di aver avuto il primo incontro con i cosiddetti catanesi dopo 15 giorni dalla sua entrata. Quale avvicinato? Sì. Ci può dire in quale periodo esattamente? Prima di Natale 90. Prima di Natale 90. La ringrazio. Pubblico Ministero. Signor Tidona, nel corso della sua deposizione lei ha parlato di alcuni capi cantiere cui si rivolgeva durante il giro che faceva per le estorsioni. O capi cantiere o geometro. O geometro, ce ne può riferire? Ha conosciuto mai qualcuno di questi? No, io in sostanza andavo... I nomi li ricorda no, di qualcuno? No, non è che chiedevo il nome, dottore. Io mi presentavo... Questo signore mi dicevano, lei dice chi è? Io sono amici da Vittorio, dice, come amici? Appartengo alla famiglia di Vittorio. Ah, dice, va bene. Allora dice, facciamo così. Certe persone mi dicevano, passa lei fra 8 e 10 giorni e gli do una risposta. Oppuramente certe altre mi dicevano, poi dice, va bene, adesso io prendo informazioni, dice, poi ci facciamo sentire. Tutto quello, non è che io chiedevo il nome, io gli appalti li leggevo, c'erano i tabelloni e c'era appalto. Ditta Tizio, Filano, cose. Non è che chiedevo il nome, non mi interessava in sostanza, va, capito? Al momento in cui le imprese devono pagare, sì, materialmente, chi pagava dell'impresa? A me i soldi dell'impresa me li dava Pippo Mangione. Io avevo i Questo per tutte le imprese? Sì, sì, per tutte le imprese che appartenevano alle imprese da Catania, Farinella Agnelli, in sostanza in tutte... Cioè quelle protette dai catanesi. Esatto, sì. Mentre per quelle non protette dai catanesi, chi provvedeva al pagamento, se qualcuno provvedeva al pagamento? Ah, il contatto l'avevo diretto io, o con il capocantiere o con il geometra. E quindi provvedeva sempre la stessa persona? No, io l'impresa, per esempio, capitava un'impresa di Agrigento, avevo sì, il contatto o il capocantiere o il geometra, in sostanza i soldi me li dava lui, non aveva niente a che fare con i catanesi. Sì, quindi in pratica le imprese non protette dai catanesi corrispondevano il denaro direttamente a lei. Sì. E lei di questo denaro cosa ne faceva? Lo portavo a Silvio Carbonari. Mentre per quanto riguarda il denaro che, come ha detto, riceveva dal Mangion, cosa ne faceva? Ah, lo davo sempre a Silvio Carbonari. Abbiamo finito, Presidente. Però. Sì, un solo chiarimento. Lei ha parlato di esattori che l'hanno preceduta, sì, cioè prima che avessero l'incarico a lei ha parlato di altre persone che si sono occupate di queste cose. Quindi la situazione, lei è informato anche sulla situazione precedente per quanto riguarda le estorsioni praticate dal suo gruppo prima dell'avvicinamento? Come ne è informato? Questa è la domanda. Contatto prima di dicembre 90, un altro contatto solo, e sono venuto a Catania, Bruno Carbonari. Scusi signor Tidona, non mi riferivo ai catanesi in particolare, così in generale come se le gestivano, se lei è al corrente, se c'era già la pratica del... Sì, sì, questo...
delle estorsioni ai danni dei cantieri di appaltatori di opere pubbliche. Sì, questo, no, questa è la domanda. C'erano altri cantieri che c'erano sotto estorsione, cantieri di Gento, però quelli che appartenevano ai catanese, la prima è stata la Grassetto e aveva pagato la prima rata, ha pagato agosto 90. Che sono venuti a riscuotere a Catania, è venuto Tittane Castro, Bruno Carbonaro e Carmelo Dominante, hanno avuto una riunione qua al Cavallino Bianco, non so con che, perché essendo che poi io ho girato io a dicembre 90, in sostanza c'era quella di Pozzallo, dentro il porto di Pozzallo, ancora ci avevano fatto vari danni, ma ancora non si era deciso a pagare. Sì, bene. Ora, poi questo... essendo che sono entrato io, automaticamente io gli ho detto, ora di questo contatto diretto dell'agosto, lei come ne è a conoscenza? Della posta? No, dell'agosto, di questo contatto diretto degli associati che sono venuti a Catania. Non ho detto questo. Detto perché me l'hanno detto loro, perché loro mi hanno detto poi, perché il Grassetto già ha pagato la prima rata, ci ha dato 25. E per quanto riguarda ditte non catanesi che erano sotto estorsione, lei come ne è al corrente? Lei, dopo che l'hanno avvicinato, io mi riferisco alla situazione precedente. Sì, nel momento in cui io sono entrato, c'è stato un migliore che mi ha accompagnato, Franco De Falco, in Cina, c'era Manuele Interlice, c'erano certe imprese già che pagavano, però no catanese, imprese. Ce n'era una di Palermo che stava facendo il macello ad Agate, c'era un'altra impresa di Favara che aveva l'impianto di calcestruzzo sulla... Ragusa, Santa Croce e Marina di Ragusa, una ditta di Favara, mi dicevano, mi ci presentavano, dicevano, da oggi in poi viene Salvatore, diceva riscuotto. Poi un'altra cosa, un altro chiarimento lo volevo su queste persone, probabilmente lei l'ha detto, ma in questo momento mi sfugge. Lei ha fatto i nomi di Di Natale e Nicastro. Sì. Chi erano queste persone? Erano Di Natale prima. Amici, va bene. Ma che cosa fa? Che no, chiesto di Natale? Facevano soltanto cortesia, ma a livello non è che usufruivano di niente, facevano soltanto cortesia verso... Che lavoro fa per esempio questo di Natale? Aveva l'impianto di calcestruzzo e di tale caso aveva una concessionaria, vendeva concessionaria innocente e più aveva l'officina meccanica. Però era amico dei carbonari ed era amico anche dei catanesi, perché c'è stato un periodo che addirittura si voleva uccidere sto Tittane Castro, che poi lui l'ha venuto a scoprire attraverso le intercessioni ambientali che hanno fatto a Ragusa, al calcio di Ragusa, e poi addirittura una volta è venuto là di tanti dove eravamo io e il Di Stefano e gli abbiamo parlato, perché il Di Stefano dice, sai, ma come, dice, io vi ho favorito, dice, va, vi ho fatto da tramite con i catanesi, vi ho favorito, dice, case per il là di tanti, dice, poi in sostanza anche mi volevo ammazzare, perché i carbonari avevano paura che in sostanza i catanesi volevano, tramite Stuna Castro, volevano prendere possesso dalla provincia di Ragusa e avevano paura, o volevano ammazzare per quello. Però non è che lui ci guadagnava, lui ci faceva soltanto la cortesia, ci faceva da tramite con Pippo Maggione, basta. Possiamo licenziare il signor Tidone? Presidente, c'è una richiesta di ricognizione. Allora, lo facciamo appartare? Sì. Si vuole appartare, per favore. Sì. No, parli ora, perché se c'è... qualcosa da intervenire, allora è meglio, mentre è appartato il... è la Mangion, è la terza cella. Sì. È più vicino al microfono, per favore. Yeah.
Bene, pubblico ministero. Ministero. Sì, chiedevamo che si procedesse a ricognizione personale nei confronti di Sant'Onocito Carmelo e di Nicolò Maugeri, a condizione ovviamente che siano in aula, perché altrimenti bisognerebbe farli tradurre. Il signor Maugeri è in aula e faccio mia la richiesta, Presidente. Sant'Onocito? Io ritengo che sia quasi difficile trovare altre tre persone che gli somiglino. Se si trovano tre persone che abbiano caratteristiche simili o analoghe a quelle di Sant'Onocito, io non mi oppongo. Perché almeno mi pare che le gabbie siano quasi tutte deserte. E ritengo, così, per la conoscenza che ho di tutti gli altri imputati, che difficilmente si possano trovare almeno tre persone, due o tre persone che abbiano caratteristiche analoghe a quelle del Sant'Onocito. A questo punto io ritengo che sarebbe una ricognizione inutile. Presidente, faccio presente che queste condizioni debbono essere rispettate anche per la ricognizione chiesta da Maugeri, così come richiesta dal codice. Sì, ma il discorso è questo, che per quanto riguarda Maugeri è evidente che ci sono i presupposti per operarsi un riconoscimento formale. Per quanto riguarda Sant'Onocito si tratterebbe di un'identificazione. Cioè, perché di Sant'Onocito il collaborante sconosce a quanto pare soltanto il cognome, ma ne ha fornito un'indicazione fisica precisa, l'ha riconosciuto in fotografia, quindi l'ha visto più volte, non ha dubbi sulla identità fisica di questa, cioè, di questa persona, quindi come ricognizione formale. Comunque procediamo intanto per la ricognizione di Maugeri, perché ci sono i presupposti c'è anche il consenso delle parti, e volevo dire che potremmo saltare, anche se siete d'accordo, i preliminari, perché è stato interpellato anche sulle caratteristiche fisiche e sul riconoscimento fotografico, quindi possiamo disporre che siano avvicinati qui il signor Maugeri e due persone che si prestino, che gli somigliano in qualche modo. Allora, vengono introdotti nella parte riservata alla Corte i signori, cominciando, un gruppo di tre imputati, e cominciando dalla destra del gruppo, lei il signor... Presidente, chiedo scusa, possiamo identificare i signori dopo il riconoscimento? È appartato, ti do. Sì, lo so, ma è semplicemente una precauzione mia, un problema mio, Presidente, le chiedo scusa. Non c'è nessuna difficoltà. Grazie. Sì, vi potete avanzare ancora un pochino?
Ancora un po'. Va bene, basta così. Allora lei mi dovrebbe spostare questa sedia, la dovrebbe spostare più in là, con tutto il microfono. Presidente, no, chiedo ancora, scusa. Ancora un po'. Sì. Cioè, non è per creare problemi, mi creda, ma il signore con maglione in bianco mi sembra troppo giovane rispetto agli altri. A meno che lui non mi dà indicazioni diverse. Va bene. Allora, diamo atto che si preciseranno le generalità delle persone che partecipano all'esperimento dopo il compimento dell'esperimento per motivi di prudenza a richiesta del difensore dell'imputato e diamo altresì atto che tutte e tre le persone indossano occhiali da vista, due di esse hanno uguale statura, una è più alta, apparentemente due mostrano la stessa età e la terza, quella più alta, sembra di aspetto più giovane. Vogliamo introdurre il signor Tidone? Chiede, signor Tidone. Guardi queste tre persone, ci dice se riconosce qualcuno di sua conoscenza in uno o in più di una di queste persone. Cosa? Anche qualcuno l'avrei visto, però questo fatto è già quattro. Comunque, non riconosce nessuna persona di sua conoscenza. Va bene, si vuole appartare di nuovo, per favore. Lei ha verbalizzato la risposta, sì. Allora, diamo atto che all'esperimento hanno partecipato il signor Maugeri Nicolò, Tropea Sebastiano e Zuccaro Giovanni. Possono tornare al loro posto, grazie. Presidente, chiedo scusa, la prego di adottare analoghe cautele anche per questo riconoscimento. Più verso il centro, così va bene? Diamo atto che si tratta di un gruppo di quattro persone, una con i capelli bianchi, tre di queste persone sono stempiate e anzi diciamo che non hanno capelli su tutta la parte anteriore del cranio, due di esse si presentano brizzolate, uno quasi bianco, gli altri due leggermente brizzolati. Statura, due hanno uguale statura e altri due hanno statura più bassa, quindi sono stature simili a due a due. Uno dei quattro si presenta particolarmente asciutto e in condizioni fisiche diciamo particolare, come dire. Eh?
diciamo, cioè almeno in viso presenta un volto sofferente. Presidente, possiamo dare atto dell'altezza? Sì, ne abbiamo dato, ho dato atto che sono uguali a due, due più alti e due più bassi. Sì, quant'è l'altezza? Quant'è io non ne posso dare atto. Occorrerebbe, posso farlo dichiarare dopo. Allora, introduciamo il signor Tidone. Diciamo che le corporature non sono omogenee, solo questo. Non sono? Diciamo, non presentano corporature omogenee, no. Solo questo. Si sieda, si accomodi al microfono, guardi questo gruppo di persone, si avvicini il microfono. Il primo di questo lato è il secondo. Bene, può accomodarsi, può appartarsi. Quindi si dà atto che il collaborante ha indicato l'imputato Sant'Onocito Carmelo e che gli altri imputati che hanno partecipato all'esperimento sono il signor Fichera Alfio, lei, il signor De Manuele Natale, Giuseppe, non ho sentito, il signor Tomaselli Giuseppe. Dobbiamo dare atto di qualche altra cosa e che costoro si sono disposti nell'ordine in cui sono stati nominati. E questo secondo la loro scelta. Possiamo licenziarli? Possono tornare alla cella. Lei vuole fare dichiarazioni? Sant'Onocito, si sieda. Si sieda. No, si sieda là. Non vuole neanche nella posizione, non vuole essere assimilato. È scaramantico proprio. Prego. I carabinieri si possono anche togliere, salvo che... Io domani, la prossima volta che parlo con la mia famiglia, gli devo dire a tutte le mie sorelle, perché sono cinque, se per caso loro hanno fatto qualche aborto, perché per quello che so io, le mie sorelle aborto non hanno fatto mai. Non è attinente al processo, Sant'Onocito. Lo so, questa sua dichiarazione non è attinente al processo, quindi... Dove? Ho fatto 30 anni di contrabbando al Vettore, ho fatto sempre contrabbando di sigarette, 30 anni, dico poco, ma forse anche di più. E a me questa persona qua, io non l'ho mai vista in vita mia, non lo conosco, non so chi è, non so come lui mi ha identificato, o forse magari lui è venuto lì in piazza dove me la facevo io per qualche stecca di sigaretta, per qualche cassa di sigarette con i suoi compagni e mi conosci. Io non lo conosco, signor Presidente, mi deve credere, non lo conosco, io non ho niente a che tenere con questa persona qua. Io non ho fatto mai niente di questo genere. E non voglio dire più niente, poi ne presso, poi gli dico le altre cose. Devo osservare, signor Sant'Onocito, che quando lei parla non ha un atteggiamento di persona sofferente. Lo so. Ma dico, forse io sono stato influenzato al sapere che lei ha problemi di salute e poi dall'estrema magrezza che ha. Però... Va bene. Grazie. Può tornare al suo posto. Possiamo licenziarlo a Tidona? Sì. Allora... lo possono portare via e a questo punto mi pare che non... Signor Presidente, mi scusi. Sì. Si può fare una dichiarazione spontanea all'imputato Madonia? Certamente. È articolato, quindi forse converrebbe... No? Vuole venire qua? Sì, se sale sul banco. Allora, un problema. Se la scorta accompagna Madonia, intanto sentiamo il pubblico ministero.
Presidente, i pubblici ministeri chiedevano come diciamo testi di riferimento, in effetti si tratta di imputati di reato connesso che sulla base delle dichiarazioni di Tidona Salvatore possono riferire circostanze relative agli incontri con i cosiddetti catanesi cui ha fatto riferimento il Tidona, chiedono l'esame degli imputati di reato collegato Cappello Angelo, Carbonaro Silvio, Carbonaro Claudio, Carbonaro Bruno. Gli stessi hanno, secondo le indicazioni riferite oggi da Tidona, hanno dato indicazioni al Tidona sulle modalità degli incontri, sui luoghi degli incontri, sulle modalità delle estorsioni cui erano sottoposte determinate imprese che operavano nel Ragusano. Chiedo quindi che vengano ammessi per essere sentiti su tali circostanze. Osservazioni sulla richiesta? Io avevo delle richieste istruttorie da fare, Presidente, ulteriori a quelli del... Cioè, su questa richiesta ci sono osservazioni? Allora, Avvocato Saldana. Sì, chiedevo la citazione di Giuseppe Di Stefano e Licata Paolo, sono le due persone che sono state indicate dal Tidona. Il Giuseppe Di Stefano sarebbe quello che poi sulla base delle sue indicazioni avrebbe riferito si tratta di Nicola Maugeri, mentre il Licata Paolo sarebbe il colui quale avrebbe vinto l'appalto a Catania invece del Maugeri. Sono le due uniche circostanze di cui, che riferisce il Tidona. L'altra sarebbe un imprenditore? Chi sarebbe? Sì, è un imprenditore. E l'altro, sì. Il primo? E l'altro, non so se è imputato di reato connesso o persona teste normale, è Giuseppe Di Stefano. Sarebbe la persona sulla base... sì. Beh, il socio di Tidona, Giuseppe Di Stefano. No. Non so se era il socio di Tidona, Presidente. Ho sentito parlare di un Di Stefano, mi pare che no, ha un nome credo diverso. Che si trattasse di Angelo Di Stefano. Questo Giuseppe Di Stefano sarebbe la persona che ebbe ad indicare sulle base della descrizione operata dal Tidona il Maugeri. Pubblico Ministero su questa richiesta? Non oppone nulla da opporre. Semplicemente che il nominativo mi risulta un Angelo Di Stefano, un Pippo Di Stefano non mi risulta. È indicato anche nel verbale quinto foglio. Quinto foglio, dottor Bertone. Non ho difficoltà, va bene lo stesso. Come? Non abbiamo difficoltà, non facciamo opposizione. Sì, Giuseppe Di Stefano, sì. È il fratello di Angelo Di Stefano, sì. E per l'identificazione di queste persone? Per la identificazione. Presidente, sono nell'impossibilità di identificarla. Appunto. Prendendo da verbali. Non abbiamo difficoltà a identificarle noi. Grazie, dottor Bettone. Allora, la Corte ammette i testi di riferimento indicati dalle parti e manda alla cancelleria per la citazione di Stefano e l'altro, come si chiama? Paolo Licata. Paolo Licata. Previa identificazione che sarà fornita dal pubblico ministero così come ha dichiarato. Sì, Presidente, poi faremo sapere come e quando possono essere sentiti, perché certo. Si tratta di collaboratori di giustizia. Certo. No, un momentino. Il programma di... sì, scusa. Lo può annunciare il pubblico ministero.
programma di domani, Presidente, riguarda l'esame, il controesame, preesame di Filistat, speriamo che possa tenersi, e poi l'esame dei testi che erano stati indicati dalla difesa a proposito di quel famoso incontro con Spampinato. Mi pare che c'era, ma c'è anche Spampinato domani? Sì, sì. C'è Spampinato e c'era una citazione per tramite di polizia giudiziaria, mi pare. Insomma, vedremo domani. Allora, il signor Madonia. Signor Madonia, la parola. Presidente, mi scusi se le faccio perdere 5 minuti, ma ho bisogno perché anche... No, stasera non ci sono problemi. Devo partire, quindi... Signor Presidente, io innanzitutto per questo reato che rispondo qua, sono stato già giudicato 2 volte e assolto. Sempre con questi pentiti di qua, Gran Cagnolo, Severino, Cambria, gente che nemmeno conosco di solito, Castelli... Sono già stato assolto 2 volte, condannato per l'associazione, assolto per questo 74. Non so ancora quante volte debbo essere giudicato sempre per questo reato. Comunque, signor Presidente, le volevo dire, siccome io sono sceso per sentire quelli che mi interessavano, sentire che toccavano a me, e poi andarmene anche perché oltre che ho altri processi da seguire, e non ho mai fermato nessun processo, non questo, ma nessun processo. Ho sempre rinunciato, non ho messo mai il bastone fra le ruote in nessun processo. Anzi, questo qua suo mi hanno fatto fare rinunzia anche alle 10:30 di sera, quando il processo era concluso, ma io l'ho rinunciato sempre, non ho mai cercato di... Però quando mi tocca, che mi interessa difendermi, mi dovete dare la possibilità di difendermi. Ora, adesso io ho un processo a Roma, devo andare ad ascoltare dei collaboratori. Quindi devo rinunciare qua, ma se questa Corte mi assicura che non vengono collaboranti che possono interessarmi, se sentire. Ma guardi che noi in questo processo teniamo udienza solo domani, e ha sentito il programma, c'è il controesame domani di Filistat, se ce lo portano. Vabbè, io... E lei mi pare che Filistat ti interessa. Ma guardi però che a Torino sentiremo appunto nel programma, c'è di sentire, mi pare, a Gran Cagnolo, no? Cioè ci sono persone che... Lei il programma di Torino lo conosce? In tutte e due le processi, poi lo sentiamo la terza volta, vediamo se quando me la fanno questa operazione, insomma io non glielo perdo il processo, non è avvenuto né mia, ma non è avvenuto a nessuno. Non di meno dove mi riguarda vorrei essere anche avvisato, signor Presidente, per potermi la certezza del giorno, no, dico, o comunque una certezza, dico, con buona approssimazione, ecco, così noi possiamo anche noi, dico, organizzarci in un certo modo. In solo proposito questo. Avvocato Antille, io posso suggerire soltanto questo: voi avete avuto conoscenza tutti, mi pare, del programma della trasferta, cioè delle persone che sono state indicate, ne sono state indicate in soprannumero. Perché non si è sicuri che della presenza di tutti? E ovviamente tutte queste persone non potranno essere sentite nell'arco di una settimana. Il suggerimento che posso dare io è che siano citate nell'ordine in cui il Pubblico Ministero le ha elencate, queste persone. Però se qualcuno di loro non potesse intervenire, e allora si passa alla successiva, si passa a quella indicata nell'ordine successivo.
Non so se il pubblico ministero è d'accordo. È possibile, dico, Presidente, se fosse possibile anche che evitare, ad esempio, che un collaborante indicato per una certa data venga sentito prima eventualmente in banca. Ma è chiaro che se mancano tutti quelli che sono nell'ordine, quello che in fondo diventa tra i primi. Come possiamo fare diversamente? Non è che se un giorno non si presenta un collaborante possiamo saltare l'udienza in una trasferta. E quindi deve subentrare quello immediatamente successivo. Io quantomeno avere un minimo di garanzie in tal senso, dico, per un minimo di garanzie. Le garanzie possono essere date soltanto dall'elenco, possono essere date. Una volta erano i giudici che ci garantivano in questo, oggi non lo sappiamo più. Perché non dipende più lo so. Avvocato, è chiaro. La raccomandazione per i pubblici ministeri, nei limiti del possibile, di seguire l'ordine indicato. Signor Presidente, però oppure un ordine diverso, non lo so, se lo volete preannunciare. Non possiamo prevedere né la durata né la presenza delle persone, quindi sì. Chiaramente noi abbiamo indicato già un certo ordine, cercheremo di rispettarlo, però dovessero mancare dei collaboranti per un giorno precedente, non lo possiamo prevedere. Dico, comunque l'ordine in cui si cercherà di esaminarli è quello dell'elenco già portato a conoscenza degli altri o ci sono novità? L'ordine è indicativo delle giornate in cui sono indicate, signor Presidente. Va bene. Guardi, questo è secondo le regole del codice, prima di potersi effettuare un confronto occorre che tutte e due le parti da mettere a confronto siano state esaminate. L'esame dell'imputato avviene nell'ultima fase del processo. E attraverso quell'esame poi si devono vedere se sussistono i presupposti per il confronto oppure no. Per il momento lei potrà fare le sue dichiarazioni che ritiene di fare in esito all'esame dei collaboranti. Per un eventuale confronto si dovrà decidere dopo. Lo so che tutto è possibile sul consenso delle parti, però lei si renderà conto che se noi introducessimo una pratica di questo genere per un grande numero di imputati Scusa. E io le sto dicendo che sul consenso delle parti preclusione non ce n'è, qui è una preclusione di ordine, perché se lo ammettiamo per lei, lo ammettiamo per tutti, non ci ritroviamo più. Quindi dobbiamo osservare l'ordine, i confronti si ammetteranno quando la legge dice che possono essere fatti. Sì, Presidente, io non lo posso aiutare. Poiché sul consenso delle parti si potrebbe variare, sì. Se non si esaurisse l'esame, in unica soluzione, ma lo si, una sorta di fixio, si spostasse o si frammentasse in più udienze, il risultato sarebbe uguale, perché esaminato prima dell'audizione dei collaboranti potrebbe semmai su quell'oggetto essere posto a confronto dei collaboranti. Non mi sono spiegato, avvocato Antillo. No. Dico che se in esito alle dichiarazioni di ogni collaborante si dovessero ammettere confronti sulla scorta di dichiarazioni spontanee di tutti e quanti gli imputati, non ci ritroveremmo più né con i tempi e si farebbe una confusione enorme, perché questo non esclude poi che si deve procedere ugualmente all'interrogatorio dell'imputato. Ci sarebbe un lavoro, aumenterebbe il lavoro in misura che veramente non ci è consentito. L'imputato è a disposizione, quindi, in ogni caso. Quindi, l'imputato è a disposizione, consente all'esame e quindi è disponibile a rendere Potrà fare le sue dichiarazioni, poi sulle richieste di confronto la Corte si riserverà di esaminarle, prenderle in considerazione, ammetterle oppure no, in esito alla fase dell'interrogatorio degli imputati.
Signori, buonasera.